Vede, Presidente, visto che siamo in tema natalizio, vorrei parlare proprio delle iniziative natalizie. E mi riferisco a tutti quegli eventi organizzati, quindi eventi rientranti in un programma stilato da diverse associazioni a seguito chiaramente di un contributo concesso. Tutti questi eventi natalizi, oggi sommandoli tutti i costi, abbiamo un importo complessivo di 81.100 euro. Io voglio parlarne per fare chiarezza un po' su questa cosa, contro un costo complessivo del 2016 di 48.500 euro, quindi stiamo parlando di un incremento quasi il doppio rispetto all'anno scorso. Ora dico, in un momento così di grande crisi, in un momento dove la gente purtroppo deve pensare ad altro, alle cose più importanti, non che queste siano, non siano importanti, assolutamente no, io non dico questo, però non sarebbe stato opportuno poter risparmiare queste altre 40.000 euro e magari destinarle ad altre cose, diciamo, più utili in questo momento, e mi riferisco, che so, a qualche servizio in più ai cittadini, a qualche strada manutenzionata in più rispetto a prima, insomma a tutte quelle cose, anche perché non sappiamo cosa, se i cittadini avrebbero voluto questo. E poi dico, queste associazioni, che sono tantissime, sicuramente con dei programmi validissimi, dico, ma come sono state scelte? Assessore, questa è una domanda, poi magari se lei può rispondermi. Dico, queste associazioni che fanno parte di questo, quindi hanno realizzato ognuno per conto proprio una parte del programma da realizzarsi in questo periodo natalizio, dico, queste associazioni come sono state scelte? C'è stato un avviso, una manifestazione di interesse, oppure chiunque l'anno prossimo costituisce un'associazione, presenta un programma e tutte le associazioni che presentano un programma vengono scelte? Cioè, io questo volevo capire, perché qualche altra associazione mi ha chiesto, dico, ma mi hanno chiesto, dice, ma l'anno prossimo, se noi vorremmo presentare un programma, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partecipare ad una gara? C'è una manifestazione di interessi? C'è un avviso? Io ho detto no, adesso chiedo in consiglio comunale e l'amministrazione sicuramente mi darà risposta, proprio per capire come vengono scelte queste associazioni. Poi altro punto che volevo trattare riguarda una nota che ci è stata notificata il 18 dicembre 2017 da parte del Centro Studi La Voce. Io me lo ritrovo tra i documenti notificati. Questa notifica riguarda scusate per la tosse, il periodo purtroppo chi più chi di meno. Dico, questa nota riguarda un articolo pubblicato su social che è proprio, si parla di TIA 2012, ma in generale di raccolta rifiuti, dove il presidente del Centro Studi La Voce mette in netta evidenza le molte inefficienze della gestione rifiuti a Mazara, ma anche l'esagerato aumento dei costi. In modo particolare, poi parla della TIA 2012, che è stata notificata, diciamo, da alcuni giorni, da qualche settimana, un po' a tutti i cittadini. Premetto che il costo del servizio per il 2012 è stato di circa 8 milioni di euro, che le vigenti leggi nazionali obbligano i comuni a incassare quello che si è speso. E allora cosa è successo? Che il presidente del Centro Studi La Voce considera illegittime queste bollette. Per dimostrare questo fa un ragionamento che io non voglio nemmeno modificare. Prego, Presidente. Così, vado alla conclusione, che 5 minuti sono passati. Sono passati 5 minuti? Ma mi sembra un po' strano, Presidente. Consigliere.
sono passati 5 minuti. Va, cerco di accingermi alla conclusione. E allora cosa è successo? Cos'è successo? Che questo per ricavare tutto quello che si era speso, quindi gli 8 milioni di euro, questo importo è stato spalmato su 24.449 utenze. Poi successivamente con degli accertamenti si scopre a circa 8.000-9.000 utenze che erano evasori totali, quindi le utenze complessivamente che dovevano sostenere questo costo non erano più 24.449 ma 32.366. Ora dico, a questo punto la riflessione che fa il centro studio della voce, in questo caso il presidente, due sono le alternative: o gli evasori sono reali e quindi vanno ricalcolate tutte le bollette per spalmare l'intero importo su un numero superiore rispetto a quello trattato prima, oppure gli evasori non sono reali e quindi la giunta e i dirigenti dovranno rivedere il bilancio di previsione 2017. Questo è un ragionamento che ha fatto il presidente del centro studio La Voce, che io rivolgo all'amministrazione, perché è giusto dare le risposte ai cittadini. E poi brevemente, presidente, avevo altri argomenti, però io per rispetto di tutte e di questo consiglio farò in modo di chiudere prima possibile. Consigliere Cangini, devo andare alla conclusione. Sì, alla conclusione sto andando, presidente. Volevo giustificarmi, visto che non ci sono stato in passato, penso che sia questa presidenza che i colleghi consiglieri mi permetteranno qualche minuto in più. Dico, io non ci sono stato proprio nel passato, però negli ultimi consigli, ma c'è qualcosa che non posso far finta di non aver visto o non aver letto, e riguarda l'ennesimo mancato finanziamento, perché questa amministrazione ormai ha dimostrato in questo caso la grande inefficienza e incapacità di acquisire finanziamenti. Questo finanziamento di 600.000 euro prevedeva la realizzazione di un centro sportivo polivalente in un'area lasciata in stato in disuso e in abbandono da tantissimi anni. Sarebbe stata una cosa importante per tutti i nostri ragazzi. Ho finito. Dico, l'avviso è stato diramato a marzo 2017. Il primo atto ufficiale è una determina del dirigenziale la 592 del 16 agosto, cioè due giorni prima della scadenza, dove si nomina il progettista, che è il geometra Vito Pinta, e il RUP, il geometra Pietro Aurelio Giacalone. I tecnici non hanno nessuna colpa in questa cosa, perché se due giorni prima viene dato un incarico di preparare un progetto, non è che si possono fare miracoli. La bacchetta, anche se siamo sotto Natale, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Il 17 agosto, con delibera di giunta, si approva la proposta progettuale, quindi il giorno della scadenza. Poi veniamo a conoscenza che praticamente l'esclusione è avvenuta per questo finanziamento, perché è arrivato qualche secondo in ritardo. Ma da marzo al 17 agosto dovevamo per forza presentarlo all'ultimo secondo, perché ogni volta c'è sempre un giustificativo, ogni volta c'è sempre qualcuno che dice sì, però non è stato possibile perché il computer si era inceppato in quel secondo. Ma perché stiamo facendo qualche gara di Formula 1 e stiamo facendo gli ultimi tempi per l'inizio della gara? Grazie. Cioè, questo non è ammissibile, questo non è assolutamente ammissibile. Per quanto riguarda gli spettacoli che vengono fatti nella città di Matera del Vallo, deve essere un'associazione o una cooperativa a presentare l'istanza, e quindi viene accolta l'istanza. Non c'è un avviso pubblico, non si è mai fatto. Poi, se bisogna procedere anche con gli avvisi pubblici per queste cose, insomma, il Consiglio può fare dei regolamenti opportuni, e quindi si evita eventualmente di favorire un'associazione piuttosto che un'altra, e così via. Ma questo non è mai successo da quando ci sono. Poi sono delle associazioni che hanno un buon curriculum. Ho sempre avuto massimo rispetto per tutti, e sfido chiunque a dire il contrario. E niente di personale per quello che sto per dire. L'assessore Bonanno, nonché vice sindaco, in questa occasione, ma anche in altre occasioni, è stato sempre bravissimo a dare delle risposte che non sono risposte.
passiamo a volte anche per imbecilli, noi che mettiamo sul banco delle interrogazioni, perché la gente è come se pensasse, dice vabbè, questi sono accontentati di questa risposta che non è risposta. Io purtroppo non possiamo fare un dibattito, un confronto su quello che è stato lamentato e su quella che è stata la risposta, però possiamo dire, e lo dico con assoluta certezza, che non sono state date delle risposte ai cittadini su argomenti così importanti come ad esempio la TIA. TIA 2012, la gente deve sapere se deve pagare, se ci sono delle novità, se è giusto il ragionamento che è stato fatto, se non è giusto. Queste risposte ancora fino a questo punto non sono state date. Per non parlare del parcheggio, si giustifica l'amministrazione dicendo va bene, ben venga l'iniziativa privata. Certo, se l'amministrazione tende sempre ad aspettare, arriveranno prima o poi gli UFO a fare parcheggi e altre cose, quindi con l'attesa arriveranno pure da altri pianeti per fare le cose. E allora quando un'amministrazione prende un impegno preciso lo deve portare avanti. Se io decido di andare fuori città, se non faccio il biglietto dell'aereo o del treno non parto mai, e allora bisogna essere conseguenziale a quello che si dice e a quello che si vuole fare. Io ho detto questo, mi pare di aver detto tutto. Grazie. Ripeto, nulla di personale, non intendo offendere nessuno, però io non ho ricevuto, né io né i cittadini, nessuna risposta alle interrogazioni presentate. Grazie Presidente.